Let's go baby e benvenuti a questo nuovo video. Allora, oggi non avevo intenzione di fare video perché vorrei cercare di organizzarmi per la partenza per la Francia, cercare le case, eccetera, eccetera. Comunque, ora siamo qui, ho deciso no, facciamolo perché questo video serve veramente utile, specialmente dopo quello dell'altro ieri riguardante il rinculo. Allora, l'altro ieri vi ho fatto vedere come il mirino boa vi aiuta a controllare il rinculo attraverso il controllo e l'aumento del center speed. In questo caso voglio fare delle prove, dei test tecnici qui con voi, qui davanti a voi. Allora, per prima cosa proviamo con il Manowar col mirino reflex. Allora, questo è il rinculo del Manowar. Come vedete saltella abbastanza verso l'alto. Ora non si vedono i segni, però più o meno vedete che i colpi sono arrivati fino a là sopra. Ora andiamo a cambiare, andiamoci a mettere il boa e andiamo a vedere. Su su. Allora, ritorniamo nello stesso punto di prima perché ovviamente almeno possiamo fare ogni volta una prova fatta bene, serie, eccetera, eccetera, e riproviamo a sparare. Allora, come vedete, guardate il rinculo ora come viene controllato rispetto a prima. Se prima i colpi sono riusciti ad arrivare fino a lì sopra, ora arrivano tutti almeno verso il centro dello schermo. In questo caso io, ragazzi, non sto controllando assolutamente con l'analogico destro, cioè io prendo, sparo e basta. Quindi più o meno vedete che la rosa dei proiettili è abbastanza stretta. Ma ora andiamo a provare un accessorio, un attachment che toglierà completamente il rinculo, ragazzi. Il mirino Varix in questo caso toglierà definitivamente il rinculo. Potrebbe essere uno dei mirini, raga, più incredibili. Cioè, già un tempo faceva un effetto simile, cioè riduceva il rinculo di un po', ma in questo caso ora è esagerato, ragazzi. Mettete lo zoom a 1x, quindi quello normale, guardate che roba. Ditemi se è possibile una cosa del genere. Cioè, ragazzi, io non sono scioccato da questa cosa, perché guardate i colpi dove sono andati tutti. E seconda cosa, questo mirino prima già riduceva il rinculo, però non era così, non era così esagerato come adesso. Cioè, ragazzi, io non sto toccando qua l'analogico, guardate, i colpi vanno tutti dritti. Cioè, io mi immagino questo giocato ovviamente in partite anche competitive può aiutare tantissimo quando bisogna agganciare un nemico comunque a una certa distanza. E non cambia niente se mirate o non mirate, cioè se aumentate lo zoom o lo diminuite, quindi è qualcosa di assurdo. Io vi consiglio quindi di provare questo mirino con qualsiasi fucile, specialmente con quelli che rinculano di più, come può essere un HVK, il nuovo FAMAS che hanno messo, proprio il Manowar, anche l'M8, ragazzi, perché l'M8 diventerà un one bomb fisso, dato che tutti i colpi andranno sul corpo del giocatore, shotterete sempre fisso con una raffica. Comunque, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, spero vi sia piaciuto. Spero che vi possa aiutare questo consiglio sul Varix. Ho voluto fare questo video, ora ve lo spiego, perché il Varix è stato buffato, in questo caso buffato vuol dire migliorato. Prima faceva questo effetto di ridurre il rinculo e di aumentare il center speed dell'arma. Ora è stato aumentato ancora di più. Il bello è che questa cosa non ci sta scritto nelle patch, quindi sicuramente può aver dato una mano, può aiutare chi magari ha difficoltà a controllare il rinculo o magari vuole utilizzare qualcosa per eccellere ancora di più nei propri gameplay e giocare meglio degli altri giocatori. Quindi sicuramente questo può aiutare, sicuramente questa cosa del Varix, specialmente perché non è scritto nelle patch, cioè non l'hanno scritto da nessuna parte che fa questo effetto. Comunque, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, devo preparare un sacco di cose per la partenza che ci sarà più o meno tra un mese e non so nemmeno dove iniziare, quindi scusatemi se ogni tanto non riesco a seguire tutto come vorrei, specialmente gli streaming, eccetera, eccetera. Comunque ci becchiamo con un altro video, spolliciate, lasciate un like per questo bellissimo trucchetto per eliminare il rinculo. Let's go, baby!